È iniziata la nuova stagione calcistica per le città di Sant'Agata con la presentazione ufficiale del nuovo organigramma dirigenziale, dello staff tecnico con in testa il neo allenatore Pasquale Ferrara e del progetto societario non solo in relazione al prossimo campionato di eccellenza ma anche e soprattutto al futuro del sodalizio biancazzurro con un occhio di particolare riguardo al settore giovanile. Di seguito gli interventi del sindaco di Sant'Agata Militello Bruno Mancuso, del presidente del sodalizio Antonio Ortoleva, del mister Pasquale Ferrara, del direttore sportivo Ettore Meli, infine del vicepresidente Giusto Modica e di Salvatore Proto, responsabile del settore giovanile, ufficializzata la partnership con la SD Academy Sant'Agata. È un progetto tanto ambizioso quanto difficile da mettere in pratica, perché tutta la struttura dirigenziale è all'opera già da una settimana nel tentativo di creare proprio il massimo interesse nei riguardi di questo progetto, che non è soltanto un progetto sportivo ma è anche un progetto di coesione, di identità, di passione, di gioia, di sacrificio e di determinazione. Noi ce la stiamo mettendo tutta, vogliamo, e questo è il primo appuntamento pubblico che abbiamo con la nostra cittadina, con tutti coloro che hanno intenzione di seguirci, e quindi cercheremo di essere presenti il più possibile. Qua abbiamo lasciato un bel ricordo, c'è una società ambiziosa, c'è un gruppo di dirigenti che si sono potenziati molto. C'è un pubblico, c'è un gruppo caos organizzato che sono il 12° uomo in campo. Diciamo, se tutte le condizioni, che ognuno fa il suo, allora possiamo fare grandi cose con un'unità di intenti. Quella è la base di partenza: società, allenatore, tifosi, gruppo organizzato. La nostra forza deve essere, se riusciamo a creare questo giusto mix, allora diciamo che una giusta programmazione possiamo fare bene. Da chi viene a Sant'Agata di avere le motivazioni, la voglia, la fame e, ripeto, il leader è chi arriva prima sulla palla nel mio tipo di gioco, quindi quello è il vero leader. Chi non ha questi ingredienti è giusto che fa altre scelte, e noi facciamo altre scelte.